Scusi, ma dove sta andando? Oh, dici a me? Andate a Direi. iscrivermi al canale. Ah, sì? Fatelo anche voi, aiutateci a farlo crescere. È gratis. Sei Su, gratis? tutti Su, in cammino. in cammino! Nel primo hanno sbagliato, siamo andati dritti, invece dobbiamo girare qua. È che ci sembrava di entrare in una proprietà privata, in realtà no. Infatti, noi si va su sterrata. La cascina Conigo. Siamo diretti a Cascina Vigonzino, che però bisogna stare attenti alle svolte, perché dici no, non è questa, perché ti sembra di infilarti nel cortile di qualcuno, invece in realtà è proprio quella la strada che devi fare. Qui stiamo attraversando l'ennesima cascina con le mucche che stanno pranzando, tutte silenziose, immobili. Quella lì dietro i capannoni è la chiesetta seicentesca di Cascina Conigo, solo che è chiusa, per cui non so se vediamo se la strada ci porta ad avvicinarci un po' di più. Qua si sente sparare, non ho capito se c'è un tiro a segno o se sono in giro i cacciatori, ma cacciatori a quest'ora mi sembra. Oh, c'è un bel venticello fresco che aiuta a disperdere un po' la calura dell'1, è già l'1:35, eh? E ci mancano 15 km ancora da percorrere. Si faranno, si faranno. Quindi sentite che colpi che danno. La chiesetta di Cascina Conigo. In sottofondo i pro di cacciatori che stanno sterminando i piccioni. Ok, si esce dal portale della cascina. Comunque pare che si entri in casa di gente. E ora Binasco. Qui è questo qua, tesoro. La località è Santa Corinna, però più avanti c'è Binasco, sì. Mi viene Biandronno sul lago di Varese. Ok, Santa. E poi Binasco. Vuoi molestare la papera? No? Ti bastano quelle del lago? Vabbè, la papera con le scarpe. È Tutte tipo. le papere hanno le Tranne scarpe. quelle montate in acqua, cioè agli anfibi addirittura. Agli anfibi addirittura. E qui c'è il castello Visconteo del XII secolo. Eccolo qua, a Binasco. Eccolo lì. No, è Visconteo e basta questo. Qui i medici non c'entrano nulla. Non so se avete visto sulla via Francisca del Monaci? Lucomagno. No, era la via Francisca. No. Monaci? C'è la castella di Mendele Che in Melegnano. siamo passati di Abbiate. Ah già, no, mi sono confuso con il castello di Abbiate Grasso. Qual è Visconteo, Quello è Visconteo? Visconteo, Visconteo. No, vabbè, via dei Monaci, sì. Cominciano. Abbiamo cominciato a fare. Sono un po' tanti i cammini che abbiamo fatto, eh. Comincio a confondermeli. Sì, ma dico, tutti in questa zona, tutti quelli in questa zona. Ne abbiamo fatti tanti. Cioè, diciamo che i Visconti hanno commissionato il progetto di un castello
e poi li hanno copiati, hanno fatto il copia e incolla, diciamo, perché avevano braccino orto. No, in realtà c'erano tanti architetti all'epoca. Sì, gli architetti militari erano diversi. No, in realtà, perfino anche Leonardo, però forse con gli sforzi, Leonardo. Sì. È stato architetto militare, ingegnere militare. Eccoli. Questo è l'ingresso. Però mi sa che noi dobbiamo andare a destra, però. Boh. No, aperto è aperto. Ancora vicini al castello di Vinasco, qui c'è la roggia e ora proseguiamo dritti verso Rognano. Normalmente dovrebbe essere, dovuto essere una campagna della peste, perché è in mezzo ai campi, ha la colonna di fianco, poi chi lo sa. No, ecco altri piccioni nei campi, ma questi non c'è nessuno che gli spara, per fortuna. Oh, poi magari sono dannosi per le colture, però la strage che abbiamo, a cui abbiamo assistito prima, allora, francamente, via, camminiamo e non pensiamoci. Oh, siamo tra Cascina Melone e Villa Rasca. Dopo Villa Rasca c'è Rognano e c'è la penultima chiesa che dobbiamo visitare. Però Villa Rasca è 2 km e Rognano è a 3 km e mezzo. Niente, siamo in aperta campagna, anche se la strada asfaltata, tutto sommato è tranquilla. Fa caldo, ma va? Hai caldo? No! Guardate, guardate il braccino, come si è già, tiralo giù, come si è già colorito lì dove c'è la manica, eh? Bella salamella, si è salamellato il braccino della pellegrinetta oscura. Sì, non che il mio stia meglio, eh. Vabbè, dai, è bello di stare all'aria aperta finalmente e di goderci il sole, la primavera. Cavolo, più qui, più distanziati così, proprio direi che... Ecco, andiamo, camminiamo. No, non ci sono fontanelle. Benvenuta nella residente Villa Rasca, che sembrano tutte villette, una chiesa e una fermata dell'autobus. Dai che siamo a 1,6 km da Rognano. Vabbè, non c'è tanta ombra, però su un altro c'è la pista sterrata a fianco della strada dopo Villa Rasca. Vediamo quanto dura. Cioè, è un agglomerato di case che non ha senso, sono tutte villette nuove, non sono vecchie cascine, tutte villette nuove, un ristorante, una fermata dell'autobus e basta. Boh, non so, potremmo chiamarlo Binasco 2, tipo Milano 2, Milano 3, no? E invece ci siamo lasciati alle spalle la verde Villa Frasca e stiamo ora raggiungendo Rognano, che purtroppo sta subendo una siccità da lungo si protrae, non c'è più acqua, non cresce più nulla, guardate i campi come sono ridotti. Il famoso deserto di Rognano. Il deserto di Rognano, evitato anche dai beduini per l'assoluta mancanza d'acqua, il contrasto con Villa Frasca non potrebbe essere maggiore, infatti non corre buon animo tra le due comunità. Sono brutti. I rognanesi e i villafraschesi, insomma, storie di coltello, di cose turpi. Camminiamo. Oh, ecco, siamo arrivati alla chiesa di San Giacomo e San Cristoforo a Rognano. Infatti, no, quello lì a sinistra deve essere San Giacomo e quell'altro è San Cristoforo. Oh, San Giacomo, pensavo il piccione fosse parte della statua. E invece è un piccione vero. È un piccione vero. Cosa ci fai lì, piccione?
vedi? Visto? Chiesa di San Jacopo, cioè Giacomo e Cristoforo. E però è chiusa. E ora noi, Pellegrinetto si riposa, andiamo in quella direzione e andiamo verso Certosa di Pavia, dove visiteremo la Certosa, sempre che sia possibile visitarla, e comunque nel caso ci siamo già stati per quando abbiamo fatto la tappa del Gambo di Sant'Agostino, se volete vedervela, tranne all'interno, perché non si possono fare fotografie e riprese. C'è chi lo fa ugualmente, però in realtà ci sono tanti cartelli che lo vietano. No, Rognano è un piccolo paesino, è carino soprattutto perché c'è una casetta dell'acqua che per 5 centesimi eroga mezzo litro di acqua, frizzante refrigerata, oppure gratis acqua naturale a temperatura ambiente. Noi non ci siamo accorti con la gratis, abbiamo preso prima quella refrigerata e poi abbiamo riempito l'altra borraccia con quella ambiente. La faccia del deserto. No, vedi, ci riposiamo un attimo all'ombra davanti alla chiesa chiusa. Noi e le chiese chiuse. Tutto chiuso. Ma mi sembra di ricordare una birreria sul viale che portava alla Certosa. Oddio, tanto sarà chiusa anche quella. Sarà chiusa anche quella. Via, via, adesso ci riposiamo un attimo e poi gli ultimi 7 km e mezzo. Stiamo entrando a Vellezzo Bellini, uno di questi paesi con quei nomi pittoreschi. Poi ci manca solo passare per Torriano e poi Certosa di Pavia, il paese, e poi da cui raggiungeremo la Certosa vera e propria lungo un viale alberato dritto che parte dal centro del paese. Ok, l'ultimo pezzo comunque è stato tutto su asfalto, sì, tra i campi, però è asfalto, non giriamoci in giro, è asfalto. Gli ultimi 4 km e mezzo stiamo andando verso Torriano. Com'è andata questa tappa? Sono più abituata a fare così tanti chilometri, ne avevo fatti una trentina forse. Sì, intorno ai 30 per ora, 28, sì. 29. Però insomma, ottimi per mettere un po' di chilometri a posto nelle gambe, però tanto asfalto. Sì, le chiese... No, beh, dai, le chiese chiuse più che altro. Ma no, l'acqua volendo ce l'abbiamo trovata senza questi problemi, dai. Vabbè, adesso dritti fino a Torriano. Abbiamo lasciato Torriano e quelle là in fondo sono già le propaggini periferiche di Certosa di Pavia, che è una località a sé stante, non c'entra con Pavia. Vi ricordo che la Certosa di Pavia è nel territorio di Certosa di Pavia, per cui non cercate la Pavia, la Certosa di Pavia, e se non la trovate, c'è San Michele, c'è il Duomo, tante chiese, ma non c'è la Certosa. Oh, ed ecco qua il naviglio pavese che abbiamo ritrovato. Venite di là, si va alla Certosa. Non me lo ricordavo così lungo il viale della Certosa. Quando sei a fine tappa tutto sembra più lontano. Accidenti. Se non hanno tolto il cartello vietato a fare riprese, le nostre riprese si fermeranno sulla porta, a parte che dentro è molto buia. Venite a visitarla così la vedete, perché è splendida, anche se ci sono alcune tracce di abbandono, soprattutto nei capelli laterali, che combattono
contro la muffa e l'umidità. Questa è la certosa di Pavia, stata eretta da Gian Galeazzo Visconti per un voto alla moglie nel 1390. Siamo arrivati, qua stanno chiusa. Problema risolto, niente ripresa all'interno. Nel 1390 ha promesso alla moglie, mi sembra Bianca Visconti, di edificare questa chiesa. E detto fatto, è stata terminata mi sembra entro 1450, dentro è molto bella. Ha subito scempi di devastazioni durante il periodo napoleonico, perché ci hanno fatto, l'hanno trasformata in una stalla per cavalli, le truppe francesi hanno acquartierato qua i cavalli, pensate. E niente, la visita si conclude qui perché è chiusa. Cullati dal gracidio delle rane, non resta che girare tutto intorno alla certosa e andare in stazione, eh? Sono 400 metri di per lato, ne dobbiamo fare tre. Su che poi sei finito. Una volta arrivati in stazione vuoi mica spingere il treno? No, comunque questa è una donna provata, guardatela. La prima uscita seria dopo tanto tempo. No, eh? Perché devo essere arrivate le vesciche sotto i talloni. Ma te ne mai venute le vesciche? Sono ancora una volta. Sono venute le vesciche sulla via di Francesco o sulla Francigia, ti vengono. Sulla via di Francesco c'avevo già la tallonita, perché qui c'è anche le vesciche quando andavano a venire. Senti le ranocchie. Va bene. Allora, vi salutiamo qui. Non lo so se mi sentirei di consigliarvi di farvela a piedi. Esperti, ma c'è tanto asfalto alla fine, no, forse se la fate in bicicletta forse rende meglio come tappa. No, si può fare anche a piedi, noi l'abbiamo fatta a piedi, però in bicicletta forse ha più senso. Sì, ma io non aspetti di arrivare in mezzo al nulla, mi dici poi in mezzo al nulla cosa fai? Eh beh. Scusa. Che praticamente era fortificata, c'era anche il fossato. Guardate che carina. Ecco, l'altro muro, questo è tutto il muraglione, 400 metri. E un altro pezzo dell'altro lato. Perché la stazione dei treni di Certosa è dietro la Certosa di Pavia.